Ciao a tutti e bentornati su 7 Days to Dice. Oggi siamo di nuovo qui. Dopo notevoli bestemmie tra me e me, sono riuscito a risolvere il problema. Quindi siamo ritornati alle missioni di grado 6. Poi, nel caso se anche qualcun altro di voi avesse avuto lo stesso problema, vi scriverò nei commenti come risolverlo perché è un po' lungo. Adesso andiamo a fare al volo, prima di subito, sta missione di livello 3 che avevamo attivato, tanto dovremmo metterci pochi secondi, cioè secondi, pochi minuti. Io cercherò di farla il più rapidamente possibile, tanto è solo una. E poi ci siamo già preparati la motoretta con le provviste varie per fare la missione di livello 6, quindi superata questa breve missioncina, andiamo a farci. Ok, resta dentro, libera l'area. No, ok, dobbiamo ucciderli tutti, quindi dobbiamo iniziare a cercarli. Guardate. Tanto sì, Watà, nostro sacro Watà, li picchiamo tutti. Anche il signore qua che è un po' in difficoltà. Qui apriamo la porta così. Allora, rifacciamo il buchetto, gli facciamo anche a lui il nostro sacro Watà. Bello, cerchiamo in bagno, guardiamo di qui. Spacchiamo tutto, non ci fermiamo, guardate. La roba normale non la raccattiamo nemmeno, tanto ormai abbiamo cianfrusaglia a volontà. Vabbè, il bottino quello lì lo prendiamo perché potremmo trovarci le parti che ci servono, tra cui anche qualche libretto. Quindi questo magari lo prendiamo qui. Apriamo la porta d'ingresso, così se vogliamo uscire abbiamo una via d'uscita. Qua salutiamo la testa della signorina. Facciamo il nostro sacro Watà. Doppio colpo, due teste al prezzo di una. Troviamo un altro libretto. Facciamo partire la testolina anche di questo sgorbietto. Qui è chiuso. Qui c'è la signora che è uscita da non si sa dove, ma ottimo direi. Qui no, palestrato non faceva parte del piano. Ok, raccattiamo giusto. Poi speriamo di trovare qualche modifica leggendaria nel cesso della spazzatura, ma non siamo fortunati. Vabbè, qui giusto due cosine al volo le prendiamo. Niente. Qui si va di sotto, si scende ragazzi, giù i gettoni. Qui sta probabilmente l'uscita, quindi se ce lo lasciamo già aperto, così se dopo ci perdiamo siamo lì. Qui abbiamo triggerato tutta la gente. Panzerottino bello, verdino caro, ma noi li prendiamo tutti ammazzate. Guardate il nostro sacro Watà, potentissimo, fa partire tutte le teste dei nostri biker bulli. Troviamo anche il biker coso Watà, Watà. Più Watà ci vogliono, questo è bello resistente ragazzi. E infine l'ultimo panzerotto, non andare via, che anche lui viene consacrato dal nostro Watà. Prendiamo al volo la refurtiva e andiamo subito a fare la missione di livello 6, che mi ha già perso troppo tempo. Qui ci leggiamo questo, questi ce li mangiamo e voilà. Cosa ho cliccato? Ok, no, ho sbagliato tasto, scusate. Ok, facciamo così, recuperiamo le casse sigillate dello shotgun messia. Ok, questi perfetto, li bossoli, leviamo il libro di cose che potevamo venderci, ma noi facciamo i bulli e ce ne sbattiamo la ciolla. Qui Watà, Watà, due saltellini. Prendiamo l'uscita, è bloccata. Che parte non c'è? Ah, eccole qua le chiavi e via. Mission complete, più veloce della luce. Torniamo dal nostro Ciccio Pancrazio di fiducia e andiamo subito con la missione di livello 6, senza perdere tempo. Magari adesso poi vi taglio e scarico un attimo tutta la roba che abbiamo, le cianfrusaglie che abbiamo preso, le lascio a casa.
faccio il taglietto e ci vediamo direttamente dalla missione di livello 6, che tanto sarà distante chilometri da casa nostra, perché ormai sono sempre belle distanti. Qui con la motoretta impegniamo. È difficile impennare qui. Pit and stop. E voilà. Qui curva alla Jorambo. Spumeggianti. Andiamo qua. E Didn't we agree your first job was gonna be no. free? Dobbiamo vendergli prima Lie qualcosa. or buy? Gli vendiamo il comando, i guanti d'atleta, che tanto ormai ci abbiamo già tutta la roba di livello trascendentale. Thank Qui you very much. facciamo un Well, po' di prove me ordine. wrong. Now take Ci your little prendiamo la sword polvere da and get the sparo hell che ci out of here. serve. Vabbè, noi ci prendiamo il cemento. Qualche lavoro, ok. You better take this C'è job Minotaur not being from Teatro, the dai, vai. bloody border Facciamo questo che non l'ho mai Castanea. fatto. Thumb up your ass. Go do the Una goddamn missione job. super difficile, super complicata di livello 6. Ma ci vediamo là, ragazzi. Vi svuoto tutto e ci vediamo là. A tra poco. E rieccoci qua, signore e signori, siamo tornati, siamo di fronte all'ingresso della missione. Qua ho ripulito queste cassette qui nei dintorni, abbiamo trovato qua. Nel frattempo abbiamo ucciso anche qualche simpatico orsacchiotto. Qui ci prendiamo le munizioni, questi li lasciamo qua, questi li lasciamo qui di scorta, ci portiamo magari dietro anche qualche benda. Qui il cricchetto, questo per scuoiare lo lasciamo qua, tanto non dovrebbe esserci niente da scuoiare. Qui è teatro, sarà bello impegnativo, ma non ci incischiamo e avviamo subito la missione. Anzi, attiviamo un attimo le alte prestazioni del computer, perché questo potrebbe essere un po' impegnativo come edificio. Però direi di farcela in maniera un po' più furba rispetto all'altra volta. Cosa facciamo? Noi ci creiamo un po' di blocchi e saliamo dal tetto, ragazzi. Così da farlo in maniera un po' più furba. Così vediamo. Vediamo. Intanto abbiamo trovato un borsone. Facciamo forma, ci mettiamo un po' di scalette. Non ci riusciamo. Come non detto, non si può. Volevo provare a fare il saltellino, ma non si riesce. Pazienza. Ok. Queste scalette. Oh. Direi che le recuperiamo. E adesso possiamo provare a triggerare qua dall'alto qualche zombie. Vediamo, laggiù mi sembra di vedere qualcuno. Ok, più di qualcuno. Sistemiamoli, ragazzi, dalla distanza. Guardate qui, gruppo vacanze. Risparmia piombo. Guardate quanti sono. Come vedete, le missioni di livello 6 bisogna farle in maniera un po' più accurata e intelligente, perché sennò di questi ci avrebbero triturato.
vedo che c'è molti altri pallini rossi laggiù, vediamo se riusciamo a triggerare anche loro. Ok, ne abbiamo triggerato uno. Questo qui, se è rimasto da solo, possiamo scendere, fargli il nostro sacro wata. Ok, qui intanto recuperiamo un po' di roba. Vediamo se qua. Okay, no, col parkour sare con un po' di fatica ci riusciamo a salire. Possiamo provare ad andare anche là. Questi sono morti. No, col cazzo che sono morti. Ok, c'è il piccione. I piccioni, anzi. Porca pupazza. Ok, i piccioni l'abbiamo sistemati. Sistemiamo anche i signori qua verdini. Ok, ok, triggerare dall'alto non so se è stata una idea geniale, ma va bene lo stesso. Siamo fratturati lì, adesso poi ci curiamo. Ops. Ancora viva, ok. Iniziamo a recuperare sta cosa. Ah, forse sono sotto. Perché abbiamo triggerato tanta gente, ragazzi. Tanta gente lì fuori, ma noi li aspettiamo qua sopra. Urca, urca lì rulero, eccoli che arrivano. Allora, visto che qua sono un po' di meno, concentriamoci con le frecce, anche perché i colpi vanno come niente, quindi ce la prendiamo in maniera un po' più oculata. Poi se vediamo che iniziano a sfondare tutto, magari tipo sti qua sotto, diciamo così, le signorine e il panzerotto li spompiamo un attimo. Ok, qui forse potremmo addirittura scendere, sistemarle, ma come dite voi, perché rischiarci? Facciamoli fuori una bella spompazzata. Qui è arrivato anche Spider-Man. Ok, questa dovrebbe essere l'ultima. La sediamo col sacro Wata. Ok, ok ragazzi, ce la siamo fatta in maniera un po' più furba. Là tra l'altro teschio di morte e distruzione. Laggiù mi sa che ce n'è ancora tanti. Proviamo a triggerare quelli e tornare qua. Dai, vediamo. Vediamo se ce n'è ancora qua per gruppo vacanze. Ok, sì. Però sono un po' meno. Questi proviamo a farli fuori col sacro Wata. Vediamo se riusciamo a gestirli. Sì. Nostro, la scuola del nostro Wata è la più potente in assoluto. Devo stare attento, guardare che non ce n'abbia dietro, che magari non me ne sono accorto. Ok, mangiamo. Ci leggiamo anche i libretti. Questi li leggiamo tutti. Qui le scale le riposizioniamo un attimo. Andiamo ad uccidere
gli ultimi tre o quattro che siano i nostri bei Jeju. Ok, qui c'è il gruppo vacanze Urca, la signorina del gruppo vacanze. Ok, le abbiamo fatto perdere la testa in questo tripudio di sangue, molto bello, voto 10. E forse l'abbiamo completata, non saprei, so che ne sono arrivati moltissimi e che se non eravamo sul tetto ci avrebbero fatto una bella festa. Quindi adesso che la facciamo? Utilizziamo le nostre doti di scalatori, torniamo un attimo giù al punto di partenza. Scusate, ho sbagliato tasto perché ho sentito il serpente, sono spaventato. Beh, lo prendiamo così, non ci darà tutta la carne che ci avrebbe dato, ma al momento siamo un attimo impegnati. Qui ci prendiamo il miele. Qua arriva un altro Jeju che sediamo. E la Peppa le arriva altra gente. Arriva altra gente che uccidiamo un attimo anche loro prima che arriva, cagliola, prima che ci faccia la sputacchiata. Ok, no, come non detto, qui utilizziamo di nuovo la scaletta, cioè così. Che dite, ragazzi? Scendiamo o lo risaliamo? No, dai, adesso direi che l'abbiamo sfoltito il tetto, direi che possiamo provare ad entrare. Ci facciamo magari una venda. Dov'è? L'abbiamo messa qua, ovviamente. No, ok, no, l'abbiamo messa come così. Una vendina ce la spariamo, che non si sa mai. E adesso esploriamo. Vabbè, questo fa col sacro Watà finché uno non ci sprechiamo nemmeno troppe cose. Purtroppo, ragazzi, questi edifici di livello 6 vanno fatti con un po' di criterio. Infatti non cercheremo magari di non utilizzare più metodi convenzionali, perché quelli lì, se ci fossero arrivati addosso tutti assieme, non so se ne saremmo usciti vivi. Mentre, come avete visto, presi dall'alto o con... Ah, questa è una bomba! Hai capito, l'infamata? Aspettate. Qui è una bomba, ragazzi, aspettate. Ci volevano fregare con la padella. Hai capito? Qui c'è il cane, lo lasciamo lì, fuffi. Qui cosa c'è? Il bagno, scatola di cartone. Qui sto teatro mi puzza. Porca pupazza. Vede esplosioni, fuochi d'artificio. Ok, ragazzi, scappiamo nel caso scappiamo indietro. Qua. Ok, ricordiamoci che l'uscita nel caso è lì. E la Madonna, quanti sono usciti! Qua ci voleva lanciarazzi, ragazzi, vedete, se avessimo preso i colpi potevamo utilizzarlo e non sarebbe stata per niente una cattiva idea, perché qua il gruppo vacanze Piemonte si è un po' allargato. C'è un così. Ci spariamo una cassetta. E qua lì cerchiamo di uccidere tutti mentre salgono. Saltelliamo giù.
ci spariamo una benda. Qua corriamo. Un'altra benda. Si sale. Si sale, si leva qualche scaletta. Qui ragazzi abbiamo rischiato grosso, meno male che avevamo questa scaletta, meno male veramente. Ci spariamo anche la cura. Che adesso non vorrei che arrivassero da sotto, non lo so. Noi finché riusciamo li sfoltiamo così, ragazzi. Facciamo Spider-Man. Nuova tecnica d'approccio. No, veramente troppi, ragazzi. Sento rumori, rumori brutti tutto intorno a noi. Cani, cos'è qua? Un party? Gente che piove dall'alto, gente che passa di sotto. Ok. Il parkour e le scalette, ragazzi, momentaneamente ci ha salvati. Adesso vediamo se abbiamo qualche altra cura. No, perché sono un mente gatto. E non abbiamo tempo per andare a prendere le cure. Allora, urca, quello sta passando di lì. Ce n'è ancora due, dai. Cerchiamo di farne fuori almeno ancora un po'. Urca, ci ha fatto cadere. Piovono come mosche, però forse siamo riusciti a dividerli un po' e a prendere tempo. Ok, ne manca più uno, ragazzi. Manca più uno. Siamo vivi per miracolo. Qua adesso ci facciamo anche la cura per la gamba rotta. E ci prendiamo le pillole per la stanchezza. Ci siamo dimenticati ancora una volta da mentecatti le pasticche per il mal di testa, però direi che il grosso della folla dovremmo averlo sistemato. Qui hanno aperto. Momento di suggestione, ragazzi. Ok, dovremmo aver triggerato tutti. Mamma mia, scottere teatro è stato devastante. Dietro le quinte da paura, ragazzi. Ok, questi ce li leggiamo al volo, questi anche, questi li buttiamo, questi li buttiamo. Prendiamo tutta la super refurtiva. Tra l'altro abbiamo trovato altre munizioni così. Quelle, visto che le avevamo quasi finite, ci abbiamo di nuovo altri colpi. Buono, ottima cosa. Poi magari andiamo a posare un po' di sta roba fuori. Ma prima dobbiamo cercare quest'ultimo stronzetto. O sarà lui a cercare noi? Ah, è lui, è venuto a cercarci. Non era l'ultimo. Ah, perché c'era anche il sotto le quinte, ragazzi. Allora facciamo così. Visto che siamo pieni andiamo, usciamo un attimo fuori.
Poi siamo nella motoretta, un po' di roba. Tanto qui continuano ad arrivare. Sono simpatici. Ok. Allora andiamo dalla nostra motoretta. Lasciamo un po' di roba. Abbiamo trovato la trivella, tanta roba. E anche la sparachiodi, molto bene. Qui, come detto, state sempre molto all'occhio, perché tutto vuole uccidervi. Ricordatevi questa sacra regola, ragazzi. Tutto cercherà di uccidervi. Se qualcosa può uccidervi, state tranquilli che in sto gioco proverà a farlo. Io però faccio paura. Se arriva un'altra orda come quelle lì, ci lasciano le penne. Noi siamo salvati per il rotto della cuffia a sto giro. Prendiamo un attimo tutte le cassette, già che ci siamo. Sto qui probabilmente, ragazzi, era l'ultimo posto che dovevamo visitare, ma... No, ne ho triggerati altri. Da dove escono adesso? Ok. Ricarica, ricarica. Ok. Tutti verdi, ragazzi, tutti radioattivi qua sono. Ricarichiamo, miriamo alla testa con calma. Calma Gina, calma. Calma, però ci arriva da dietro il panzerotto, non va bene. Ok. Corriamo, corriamo, corriamo. Fasciatura. Uscita. Riproponiamo la scaletta dei desideri. No, qui non ci arriviamo più. Ok, no, ci arriviamo. Ok, visto. Siamo feriti malamente. Andiamoci, ragazzi. Qua non si scherza, è un attimo a morire. Da dove sono usciti tutti questi? Ragazzi, sto posto è un teatro infernale, non è un teatro dell'opera. Ok, tu sei il più pericoloso, muori. Follia, ragazzi, sta missione, follia. Tra l'altro. Proviamo a posizionare la scaletta, no. Non si riesce. Allora, ricontinuiamo a farne fuori più che riusciamo. In questa amalgama di zombie infernali. Questa qui, ragazzi, l'abbiamo... Se ne usciamo vivi è per miracolo. Ringraziamo le scalette. Facciamo... Questa è quasi riuscita ad arrivare a noi. Ragazzi, stanno facendo tipo dei Z lì, la collinetta umana. Ok, forse iniziano ad essere un po' meno, ragazzi, forse abbiamo trovato l'escamotage. Come vedete, le missioni di livello 6 sono tutt'altro livello di difficoltà rispetto a quelle di livello 5. Ne arrivano ancora, ma da dove sono arrivati?
Ragazzi, sto seriamente pensando di abbandonarla perché non so se riusciamo a concluderla. Tra l'altro, se rompevano sta scaletta eravamo già finiti molte puntate fa. Sono gli ultimi. Dobbiamo accecchinarli da qua. Che uno è morto. Facciamoci anche l'altra cura. Tra l'altro abbiamo anche l'infezione, che non me ne ero accorto. Però forse sono gli ultimi, ragazzi. Forse sono gli ultimi. Proviamo a scendere. Ok. Dimmi che sei l'ultimo, panzerotto bello. Mamma mia, ragazzi. Non ho parole. E anche il lupo mannaro lì. No, il lupo mannaro adesso lo lasciamo un attimo stare. Anzi no, facciamo fuori prima che diventi una minaccia. Niente, è entrato anche il lupo mannaro. Ok. Vediamo se abbiamo del miele con noi. Sì, dovremmo avercelo. Qua direi di riparare subito queste armi, che se si rompono siamo non morti di più. Tiriamo un attimo di respiro, perché qui il panico è stato molto forte e molto presente, ragazzi. Non lo nego. Per diversi momenti ho detto qua ci lascio le penne. Qui è rimasta solo questo. Ok, no, rimettiamo il blocco, va, che senza quello sa che noi eravamo belli che morti. Quindi qua ci arriviamo, rimettiamolo. Qui magari riposizioniamo anche queste, così se vogliamo scappare su. Ci siamo. Ok. Questo qua ormai lo teniamo come nostro checkpoint di salvataggio, perché da sto cespa di edificio è uscito là qualunque. E secondo il gioco ancora ce n'è. Non voglio immaginare cosa ce n'è, perché qua ogni leva che tiriamo, ogni porta che apriamo esce scuola zoo, cioè. Finiamo un attimo di aprire ste casse, che almeno il bottino ce lo siamo presi. Niente, arrivano ancora. Ah, è anche notte, perché? E contate, ragazzi, appunto, che l'abbiamo fatta di giorno. L'abbiamo fatta di giorno. La facevano di notte questa, che saltellavano come Spider-Man tutti. Non oso immaginare. Non oso immaginare cosa ci potesse arrivare qui. Fatemi respirare un attimo, scassiniamo la cassaforte, che devo prepararmi psicologicamente, ragazzi, non sono pronto. Un'altra cosa che prossimamente faremo, oltre a rifarci dei grimaldelli perché li stiamo rompendo tutti, mi sa che ci prendiamo il caschetto, diciamo addio all'esperienza bonus, e ci mettiamo il caschetto da razziatore, che almeno ci rende immuni allo stun. No, non ci viene più sto stordimento. Qui il manganello di livello 6 ce l'abbiamo, questi lì scassiamo. La torretta ce la teniamo, che ci serve. Questo e questo li smantelliamo, così per far posto. Qui munizioni, questi lì spacchiamo, questi ce li facciamo, che così magari
ci muoviamo un pelo più agili questi momentaneamente. Ce li facciamo. Ci facciamo anche la scatoletta. Qui ci andava sti proiettili qui. Per ovvie ragioni si è spostato, abbiamo preso tutto. Allora, le bende, sì, quasi quasi ci mettiamo anche questo, le scalette al momento le lasciamo lì. Ragazzi, io ho paura perché se ci arriva un'altra ondata del genere. Allora, facciamo qui, proviamo a scendere. Vediamo se troviamo gli ultimi. Visto, posto è gigantesco, ragazzi. Come subito da lei. Questi però non sono della missione. Non so da dove sono usciti. Ma fanculo a te, cazzo di salterino che ci prendi da dietro. Ok. Allora, vediamo un attimo. No, non si chiude la porta. Non sarebbe stato anche utile chiudere la porta, magari. Abbiamo subito una commozione cerebrale, lo sappiamo perché siamo dei mentecatti. Si continuano ad arrivare a questo punto. Allora, qui è il piano. Qui è fuori. Qua si sale. Ah, qua era la tribuna, ragazzi, abbiamo triggerato tutto, noi abbiamo triggerato tribune. Gente che era nei CS, abbiamo triggerato tutti. Adesso. Cerchiamo di capire gli ultimi dove sono. Forse sono questi? No. Ok, però è uscito il radar. Il radar cerca zombie, dice che mancano gli ultimi. Sono al piano di sopra, quindi dobbiamo trovare le scale e salire. Trovare le scale e salire. Dove sono le scale? Ok, sono qua. Io, come detto, ragazzi, spero che qui dov'è? È il tetto, ragazzi, c'eravamo prima. Ok, abbiamo triggerato anche i cagnacci e gli ultimi zombetti, direi. Direi che questi sono gli ultimi. Ma mission complete! Ragazzi, ragazze, grazie per la visione. Clap, clap. Missione tier 6 completata, ragazzi. Infestazione del Minotauro teatro, scusate, sono emozionato perché è stato veramente, veramente difficile, ma abbiamo domato il Minotauro. Minotauro domato, possiamo tornare a casa ricchi. La Madonna. Ricchi di colpi, munizioni. E qua tutti arrabbiati, che cazzo sei? Sacro Watà, niente, sempre da dietro. Qui le commozioni cerebrali non mancano mai. Spariamo anche quest'ultima cassetta e ce ne andiamo di corsa, ragazzi, perché qua ci vogliono tutti morti, ma il ritiro del premiello lo vediamo al prossimo episodio perché si è già fatta lunga, lo vediamo al prossimo giro. Grazie a tutti, vi invito sempre a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi e quant'altro. Ciao belli, buon weekend.